stato, direi, un investimento sportivo, ma credo anche di grande promozione per il nostro territorio. Bah, ritengo di sì. Io, quando parlavamo prima della candidatura a Chiavari per i campionati italiani, abbiamo sempre pensato che Chiavari potesse degnamente ospitare una manifestazione di questo genere, di questa portata, perché ha, ha tutto per ospitare una manifestazione così prestigiosa. Voglio ricordare che per i ragazzi dai 13 ai 16 anni, maschili e femminili, è l'evento dell'anno, poiché questi ragazzi non partecipano ancora a manifestazioni internazionali, quindi diciamo in tutta Italia i ragazzini che fanno ciclismo a questa età non aspettano altro che il campionato italiano. Le sei maglie tricolori che sono l'obiettivo, certo, di un anno di lavoro. Beh sì, sono l'obiettivo di un anno di lavoro e credo che aver ospitato il campionato italiano giovanile all'interno di un circuito cittadino sia da una parte stata sicuramente una grossissima difficoltà, perché chiaramente si è corso su strade tutti i giorni occupate da autovetture e anche molto occupate da autovetture. Abbiamo dovuto convivere con la presenza di caselli autostradali, con la presenza di un ospedale all'interno praticamente del circuito, quindi problematiche grandi a livello di 118 eccetera. Però credo che sia stata anche una grossa occasione, come dicevi, di promozione per la città, per il Tiguglio intero, e sia stato un premio per questi ragazzi che hanno avuto la possibilità di giocarsi la maglia tricolore in uno scenario che è quello che sta diventando un pochettino la tendenza dei grandi eventi internazionali. I campionati del mondo oramai quasi abitualmente vengono portati all'interno delle città, ricordiamo Madrid, Salisburgo, mm-hmm, Stoccarda. Ci proverebbe Genova per il 2013, ma proverebbe Genova. C'è una candidatura indigena, ecco, italiana. Infatti, che... quindi noi abbiamo tentato questo esperimento, abbiamo avuto un sacco di problemi, però diciamo che a fronte di tutti questi sacchi di problemi e anche un pochettino di innervosimenti pochi giorni prima della manifestazione, abbiamo avuto veramente un premio importante, perché c'è stato veramente un sacco di gente da fuori regione, ma anche un sacco di gente che ha partecipato, dei cittadini locali. Separeremo poi quella che è la soddisfazione da organizzatore alla felicità di chi invece, come dirigente di una società che festeggiava i 10 anni, ha visto i suoi ragazzi correre sulle strade di casa. Partiamo allora dai risultati. Tradizione confermata, un Veneto strepitoso in campo maschile e in campo femminile Lombardia e Trentino a dividersi le maglie. Sì, tradizione confermata. Direi che anche tradizione confermata nella categoria femminile, se non fosse stata per Anna Maria Stricker, che è altoatesina, che nella categoria allievi femminile è riuscita a battere, tanto per cambiare, un atleta lombarda. Quindi diciamo la Lombardia è veramente una realtà fortissima nel ciclismo femminile, ha dominato le prove degli esordienti, primo, secondo e terzo negli esordienti primo anno, vittoria negli esordienti secondo anno. Nei maschi c'è stato un Veneto strepitoso e addirittura direi superlativo nella categoria allievi, dove abbiamo visto un atleta, di, secondo il mio punto di vista, di grandissimo spessore, che ha vinto una corsa importante, corsa 41 km orari di media, con una salita da ripetere 5 volte, con alcune difficoltà tecniche, perché comunque il circuito, ripeto, essendo cittadino, aveva anche qualche difficoltà tecnica, quindi ha vinto una corsa di altissimo livello. Devo dire che è ovvio, queste regioni, è rimasta un po' a bocca asciutta la Toscana aveva due corridori, Orsini e Campigli, che puntavano fortemente alla maglia tricolore. È rimasta un po' a bocca asciutta appunto quest'altra regione della grande tradizione ciclistica italiana. Invece hai detto vittoria negli allievi per questo atleta del Veneto, facciamolo il nome, anche perché da quello che mi dici è un nome da sottolineare, da ricordarci. Ma io qualche anno... Sì, ora andiamo con i piedi di piombo, perché sono ragazzi ancora giovani, e quindi pensare che questi ragazzi possano diventare i futuri protagonisti del ciclismo professionistico, io vado sempre appunto con i piedi di piombo. Però Giacomo Peroni ha vinto veramente, veramente alla grande. In questa corsa la Liguria, diciamo, un po' di rammarico lo ha provato. Avevamo un atleta della ciclistica bordighera, Oliviero Troia, che era tra i favoriti. La settimana prima ha vinto il Memorial Franco Ballerini, una nuova corsa
con tratti di strade bianche davanti a tutti i migliori corridori italiani. E qui devo dire che ha subito veramente un pochettino l'alto livello tecnico di questa manifestazione. Uno dei problemi che abbiamo noi con i ragazzi liguri, e io come GS Levante devo dire sono anche contento di come si sono comportati i miei, è che non siamo abituati a correre gare con 130-140 corridori, soprattutto 130-140 corridori che tutti rimangono in gara più o meno per tutto il chilometraggio. Noi corriamo corse di 50-60 ragazzi che magari dopo 20-30 chilometri diventano 30-40, qui invece il livello era veramente alto. Oliviero ha subito forse un pochettino il grande ritmo, non è riuscito a entrare nella fuga giusta, che poi è andata all'arrivo. Però, ripeto, una fuga composta da corridori di alto spessore, e forse l'unico ligure che poteva puntare a qualcosa di più e non ci siamo riusciti, si è classificato tredicesimo. Parliamo dei liguri tra poco, ma parliamo anche dei ragazzi della GS Levante Eurotermo, che per festeggiare i suoi 10 anni di storia ha organizzato questo tricolore giovanile che ha avuto davvero un grandissimo successo di pubblico, di entusiasmo e di partecipazione. Rimanete con noi, ne parliamo tra poco. Ancora insieme, Liguria Sport Magazine, abbiamo aperto dedicando la copertina ai tricolori giovanili di ciclismo. Torneremo con Andrea Levaggi tra poco ovviamente a completare il quadro di questa straordinaria edizione 2010 di Chiavari, che ha ospitato appunto i campionati tricolori di ciclismo per le categorie giovanili allievi ed esordienti. Tra poco parliamo di basket con Federico Grasso, ma dovremmo avere in collegamento con noi, quasi di rientro dalla Bielorussia, Marco Callai. Ci sei, Marco? Sì, buonasera Michele da Minsk, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Allora Marco, è stata, lo abbiamo detto nel nostro servizio d'apertura, una spedizione sicuramente positiva per l'Italia, ma anche e soprattutto per la nostra Liguria, quella dei mondiali Under 23. Abbiamo accennato ai buoni risultati, piazzamenti di Jovanovic, di Perino, ma anche dello stesso Bocconi. Insomma, raccontaci com'è andata, c'è grande euforia? Sì, molta euforia in Bielorussia per questi mondiali Under 23. Sono state ben 3 le medaglie d'oro conquistate dall'Italia nel 4 di coppia del giro femminile, nel 4 con, ma soprattutto nel 4 senza, la barca regina, dove l'Italia non aveva mai vinto nella storia dei mondiali Under 23. In questa occasione si è presa il lusso di battere la Gran Bretagna e l'Australia. Gran Bretagna, ricordiamo, i fratelli più giovani degli attuali campioni olimpici. Poi c'è stata anche una bella medaglia d'argento del 4 senza pesi leggeri, e tutto ciò significa che ben 17 atleti sono andati in medaglia. Poi per quel che riguarda la Liguria, buone le prestazioni dei nostri atleti. Alessio Jovanovic ha sfiorato la medaglia, soltanto quarto, che peccato, era terzo fino a 200 metri dal traguardo. L'atleta della sportiva Murcarolo merita però un plauso per essere stato in grado di salire con grande competenza su questo 4 di coppia pesi leggeri, ma al volo, perché un atleta, Alin Zaharia della canottieri Armida, si è infortunato alla mano sinistra proprio il giorno prima della batteria. Jovanovic, prontissimo, lo ha sostituito. Leonardo Bocconi invece si è classificato ottavo nel singolo pesi leggeri, una specialità sicuramente molto difficile. Peccato, ha perso la qualificazione per la finale per meno di un secondo. E la stessa sfortuna l'ha avuta anche Paolo Perino della sportiva Murcarolo. Poteva essere finale nel 4 di coppia, alla fine vittoria della finale B, settimo posto conclusivo. Diciamo che i liguri si sono comportati tutti molto bene, non sono stati molto fortunati, ecco, per una questione di decimi hanno perso obiettivi importanti, ma siamo tutti quanti sicuri che potranno